Oggi parliamo di tecnica di trading e metodo di trading. Qualche tempo fa, in un commento su YouTube e anche attraverso qualche email, mi è stato chiesto di parlare della differenza tra tecnica o strategia di trading e metodo di trading. La differenza, diciamo, sta nel fatto che il metodo di trading è un cappello al cui interno ci sono varie cose, tra cui la tecnica o anche la strategia di trading. Ci sono tantissime strategie di trading. Voi provate a pensare, io per esempio nel mio metodo ho per esempio la strategia che utilizza le pin bar come ingresso a mercato, la strategia FTV, la strategia sull'inside, sulle fake out e tutte queste cose qua. Quindi queste sono le strategie. Poi nel mondo del trading, voi provate a pensare, ci sono tantissime tecniche, tantissime strategie. Voi provate a pensare proprio il fatto che magari nel mercato borsistico azionario ci sono strategie che utilizzano il book per entrare a mercato, oppure strategie che vedono i volumi scambiati, oppure strategie che l'analisi tecnica che utilizza dei pattern di un certo tipo come strategie di entrata. Insomma, ci sono tantissime strategie di trading. Ciò che è diverso è il fatto che il metodo è quella cosa che prevede anche le strategie, cioè è il tutto, il metodo è tutto. Quindi io ogni volta dico sempre a tutti quelli che bene o male cercano di focalizzare la propria attenzione sul trading, cerchiamo di andare a approfondire il metodo, non solo le strategie. Quando qualcuno cerca di approfondire le mie metodologie, appunto, io cerco sempre di parlare di tecniche, di strategie, ovviamente nella parte che riguarda questo, ma poi ci sono per esempio l'amministrazione del trading, c'è il money management, c'è l'approccio, c'è il mindset, cioè c'è il piano di trading, c'è un sacco di cose che fanno parte del metodo. La tecnica o strategia di trading, diciamo che va bene una, va bene l'altra. Capitemi, se un trader ha anche la, tra virgolette, migliore strategia o migliore tecnica, è dato per assodato che non c'è una migliore dell'altra, perché ogni tecnica o strategia devi sentirla tua e allora si riesce a guadagnare. Ma anche se dovesse esistere questa migliore tecnica, migliore strategia, e il trader la fa sua, ma non ha una metodologia poi dietro, non ha un metodo da seguire, questa strategia non porterà risultati. Quindi il metodo, prima di tutto, è la cosa su cui dobbiamo focalizzare la nostra attenzione se vogliamo fare trading. E il metodo è fatto di svariati punti, non è solo la tecnica di trading in sé, perché solo con la tecnica non si fa nulla. Noi in Airforex, infatti, abbiamo sempre cercato, io principalmente è da anni e anni e anni che continuo a dire non focalizzarsi solo sulla tecnica, ma focalizziamoci sul tutto, essere, diciamo, dei fuoriclasse sul 100% di tutte queste caratteristiche che fanno parte del trading. Provate a pensare un trader che usa una tecnica che può anche essere interessante, ma non ha un corretto money management, o non ha un'amministrazione chiara di trading, o ha un mindset scorretto. Probabilmente nel tempo andrà a perdere soldi. Quindi, anche se la tecnica è buona, se non ci sono le altre cose, difficilmente quel metodo risulterà profittevole per quel trader. La cosa importante quindi è quella di focalizzarsi sul metodo. Nel metodo fanno parte alcune cose. Io, per esempio, ho più strategie nel mio metodo. Voi, se mi conoscete, sapete che ho la strategia sulle pin bar, ho la strategia FTV, appunto la strategia sulle inside bar, ho le strategie sulla inside fake out, ovviamente tutto dovuto poi a un metodo operativo che mi fa studiare i livelli di un certo tipo, la volatilità, tutti i movimenti di swing, cioè ci sono tante cose che fanno parte del metodo. Il money management, ancora lo ripeto, l'amministrazione, il diario, il piano operativo, l'abitudine anche di fare trading a certi orari, questo fa parte del metodo. Certi orari per cui fare trading, perché sappiamo che con quegli orari è meglio, eccetera, eccetera. Quindi, per finire, soprattutto a chi magari è all'inizio di questo all'inizio in questo mondo, all'inizio in questo settore, chiamiamolo così, focalizzarsi sul fatto che la sola tecnica non porterà poi risultato alla fine, ok? Serve anche quella, ma più tutte le cose che vi ho detto.
Io per oggi ho finito, vi auguro una buona giornata, un buon Trading Simple e prima vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video e se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Vi saluto e vi auguro un buon Trading Simple. Ciao a tutti!